se ti è piaciuto lo stesso. Ok, grazie mamma, grazie, ciao. Oli, come ti sei la Sofia? Raga, arriva, arriva. Zitti, zitti. Auguri! Auguri, auguri. Non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Segue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta a me. Cara Lorena, la scuola ci ha fatto incontrare, il destino ci ha messo lì, due ragazze del tutto diverse, in due banchi vicini, ed è nata subito quell'amicizia che ci ha legato profondamente. Tu sei la persona che dopo mio fratello mi conosce meglio, sei la mia migliore amica, ma ci sono alcune cose di me che ho nascosto a tutti, anche a te. Perciò ora ho deciso di dirti tutto, tutta la verità. Oggi, come sai, è il mio compleanno e sono sicura che i nostri compagni faranno i carini con me. Tu non ti sentire messa in disparte, lo sai che in realtà mi detestano e la loro è tutta una farsa perché si ricordano della mega festa dell'anno scorso ed hanno paura di non essere invitati. A proposito di quella festa, l'anno scorso la mamma lo aveva promesso. Saremo una vera famiglia, festeggeremo insieme il tuo compleanno. Papà prenderà un permesso dal lavoro e io ti preparerò una torta al cioccolato, come piace a te. Mi è andato tutto come sempre. Quel giorno, quando sono tornata a casa, c'era solo il mio fratellone. E lui, vedendomi così triste, ha pensato di organizzarmi quella fantastica festa. Però tu sai com'è finita quella serata. Anche se sembra che tutti se ne siano dimenticati, compresi i miei genitori. È passato un anno da allora e io quella sera ho perso l'unico punto fermo della mia vita. Ti voglio bene, fratellone. In ospedale quella sera mia mamma e mio padre c'erano. Per la prima volta erano insieme ed hanno pensato bene che per farmi felice c'era bisogno di un regalo. Come se una borsa firmata possa sostituire il mio fratello. Cara Lori, è per questo motivo che sono triste ogni volta che litighi con tua mamma. Anche se so che poi farete pace. Io ho sempre sognato una famiglia come la tua, molto numerosa, ma dove tutti possono parlare apertamente e nel modo che preferiscono, dove si sente l'amore nell'aria e non si è mai soli. Non pensare nemmeno per un istante
che i tuoi genitori non ti vogliano bene perché non possono comprarti un vestito nuovo e non credere che loro non facciano sacrifici perché danno tutto quello che hanno a te e ai tuoi fratelli senza farmi mancare l'amore, l'affetto e la gioia. Promettimi che da oggi in poi cercherai di non litigare più con i tuoi genitori e promettimi di rispondergli sempre quando ti chiedono: com'è andata oggi a scuola? Fallo per me. La tua famiglia è bella ed è perfetta così com'è. Non cercare di cambiarla, anche se non hai mai un momento tuo, anche se ogni giorno ti viene il mal di testa per il rumore. La solitudine è molto peggio di un mal di testa. È proprio la solitudine che mi sta facendo scrivere questa lettera. È la voglia di trovare una famiglia vera, che qui non ho. Io lo so che la mia famiglia è andata in cielo un anno fa e voglio seguirlo e restare per sempre con lui. Ora so che stai piangendo, ma voglio ringraziarti perché sei stata una buona amica e mi ricorderò per sempre di te. Ti voglio bene. Addio. Sophie.